diario, diario, nelle pagine scritte con la penna del cuore, diario, diario. Caro diario, oggi sono appena tornato dalle vacanze e ho un botto di cose da raccontarti. Oh. Come quel giorno in cui la mia nuova ragazza mi ha erroneamente dato il famigerato olio super abbronzante nero Catania. Aia. Ho avuto ustioni sul 95% del corpo. Poverina, come c'è rimasta male. Ecco com'è andata. Abbronzatissima. Ah, che spettacolo la Liguria. Ho fatto proprio bene a scegliere un luogo di vacanze vicino a casa. Così sono sereno e mi stresso poco col viaggio. Adesso mi prendo un bel lettino in spiaggia e... La Madonna! Quanta gente! Cazzo, dov'è la sabbia? Figa, è pieno di gente svestita che rantola a terra sudata e corpi ammassati col telefonino in mano. Praticamente un matrimonio di scambisti meridionali. Ma dai, Mimmo, hai finito di lamentarti? Non sei contento? È la nostra prima vacanza assieme, è troppo romantico. Ma amore, ma non mi chiamo Mimmo. Oh, che razzista. Come? Ma come? Vabbè. Vabbè, ma è comunque è veramente romantico. Io, te, il mare, i venditori di cagate, le massaggiatrici cinesi con le mani che puzzano di persone. Dai, smettila. Sei tu che non hai voluto andare in un'isola greca semideserta. Ma lo sai che ho paura degli astici. Almeno qui c'è gente e non mi vengono a pizzicare i piedi. Ma amore, gli astici non escono dal mare. E soprattutto per venire a pizzicare un essere umano che prende il sole. Già, dillo a mio cugino, che una volta è quasi morto aggredito da un astice mentre prendeva il sole con la sua amica modella ai Caraibi, durante quel viaggio da sogno che ha vinto con il detersivo, che ha fatto segretamente e che nessuno sapeva che avesse fatto, e del quale per motivi di sicurezza e privacy non ha conservato alcuna foto. Va che mio cugino mica racconta cazzate. No. Già. Senti, mettiti la protezione se stai al sole, che hai la pelle bianchissima e non vorrei che ti scottassi. Sì, ma non ce l'ho. Prendi una delle mie. Grazie, amore. Ti scoccerebbe prendermela tu, che non riesco a mettere le mani nelle borse delle donne? Ah sì, e perché? Da piccolo sono stato morso da un trans e da allora ho paura degli accessori da donna. Dai, smettila, ficca una mano dentro e prendilo. Wow, è le stesse parole che disse il trans. Su, dai. Vabbè, vincerò le mie paure. Ecco, ciapo subito ad occhi chiusi e tac. Spalmo, ecco fatto, sì. Ho vinto la mia fobia grazie a te, amore mio. Bravo Gulliver. Come Gulliver? Gulliver? Ma io non mi chiamo Gulliver. Che barba, come sei omofobo. Ma che cazzo. Dai, adesso prendiamo un po' di sole, godiamoci il relax. Aia. Sento bruciare. Ma amore, non senti anche tu un certo odore di salamella grigliata? Sì. Che fame. Ma sai che è un po' brucicchia questo sole? Ma va, devi solo avere pazienza, poi ti abitui. Io un po' sento pizzica. Mamma, guarda, c'è Flash. Ma no, Enrico, non vedi che non è Flash? È solo un coglione che si è scottato. Adolfo, sei viola! Adolfo? Che cazzo è Adolfo? Che male! Come brucia! Ma che crema ti sei dato? Non lo so, ne ho presa una a caso dalla borsa tenendo gli occhi chiusi per colpa della fobia. Ricordo solo che aveva il tappo quadrato. Oh mio Dio, ma sei matto! Hai messo nero Catania, la crema intensificatrice abbronzante più potente del mondo a base di pigmenti di vero catanese. Che male! Brucio! Chiama qualcuno! Presto! Subito, Fausto, aspetta! Pronto, Silvia?
Ciao, come va? Stai bene? Che cazzi suoi? Ok, perfetto. Che fate? Come? Oh, ma che cazzo stai dicendo? Chi cazzo hai chiamato? Mia sorella Silvia. Ma no, ho detto chiama qualcuno, inteso come un'ambulanza, un medico. Ah, ok, scusami. Corro, aspettami qui. Madonna. Fai fretta, ti prego. E quello cos'è? Un astice! Mi ha scambiato per un altro astice per colpa del colore della pelle. Oh no. Aiuto! Non riesco a muovermi. Giorgio, ma che fa quel tipo scottato? Se lo fa buttare in c***o un astice. Che schifo. Hai capito, caro diario? Me la sono vista brutta. Quella crema solare dovrebbe essere bandita dalle spiagge. Comunque è passata e ora sto meglio. A parte che per colpa del riversamento di liquidi nei tessuti dovuti alla scottatura sono aumentato di 2 taglie e non ho più le sopracciglia e hanno dovuto ricostruirmi il mento con un lembo della pelle del culo. Per il resto mi è rimasto un colore niente male. PS, ho subito violenza sessuale da parte di un astice, ma non ne voglio parlare, non mi sento ancora pronto. Diario, che vita infame. Diario, nelle pagine scritte con la penna del cuore. Anche lei, master, ha qualche fobia? Io sì, dei tonni. È vero? In scatola. Naturale. Sì. Ti giuro. È stato morso da un tonno in scatola. Adesso. Appena l'ho aperto, una volta sul naso mi ha fatto. Porca miseria. Tu, Ivo? Io lo tagliavo col grissino invece. No. Io ho paura dei pipistrelli, Marco. Paura dei pipistrelli. Oh no, oggi ho visto una scena bellissima. Scusa, i pipistrelli. Aspetta. I pipistrelli notoriamente si attaccano ai capelli. Va bene, sì. È una fobia del cazzo. Oggi eravamo a pranzo con Luca Alba e il fratello. Fratello Luca Alba è un omone, cioè, sì. Bello grosso, sì. Insomma, tu lo vedi, dici, cazzo, questo è un figo. Ma no, figo no. A un certo punto c'ho lo vedo. Il televisore al plasma. Lo vedo che fa così. Dov'è? Dimmi dov'è! Io lo guardo e faccio, che cosa? Il piccione! No! La fobia dei piccioni si è alzato, se n'è andato, Marco, è stata una scena. È un picciolo de fratata, infatti. Questo è lo Zoo di 105. E adesso un bel disco, vaffanculo!